Mio marito collezionava utensili. Su Dog è tornato. Io collezionavo scarpe. Dov'è? Dimmi solo dov'è. È scappato quando mi ha visto. Jeremy l'ha seguito, lo so. Ho cercato di fermarlo. Cazzo, dove, Ricky? Jeremy è arrivato alla vecchia segheria. Ma secondo lui, Two Dog è al campo abbandonato della Nero. Ok, lascia fare a me. Devi portarmi il suo coltello da caccia. Aspetta, cosa? Mi serve una prova. Gesù. Ok, d'accordo, come vuoi. Non deve scappare, Dick. Chissà quanti corpi sono sepolti là. Sì, ci penso io. Dove diavolo è finita la mia chiave cricket? Non trovo mai niente. Ehi, hey, Deacon! Ehi, hey, un randaggio ha portato altra carne. Apro il cancello. Al-Kai, mi ricevi? Al-Kai, ci sei? Maledizione! Qualcuno vada a cercarlo. Controllate agli scavi. Come va, Tucker? Non posso dire di aver sentito il tuo cazzo. Ehi, Deacon, ci sei? Sì, Eddie. Ascolta. Uno dei miei pazienti ci ha sentiti e dice di sapere dove trovare un cane in salute. Ok, ti ascolto. Ci sarebbe questo villaggio a sud di Sherman's Camp, 4 capanni in croce, in mezzo al bosco. Hai presente? No. Ok, è lungo la superstrada di Santiam, quella che conduce alla vecchia segheria. E... ah, Ricky dice che ci siete andati insieme per avvistare l'orda. Sì, lo stesso giorno in cui siete stati via per ore... Ah, certo, sì, ho capito, ricordo quel posto. Bene. Ok. Alla segheria. Vado a cercarlo. Sta attento, Dick. E ricorda che... c'è una maledetta orda qui. Sì, lo so. Grazie. Posso chiudere. D'accordo, tu gioca dove ti nascondi. Una taglia. Ripeto, questo è un presidio di quarantena che opera sotto la giurisdizione federale. Qui vige la legge marziale. È proibito opporre resistenza alle forze di sicurezza locali e della Nero.
Spareremo a chi potrà di interferire con gli agenti della Nero. Non forneremo preavviso. Ok, è andato. Andiamo. Yeah.
posso ricavarne qualcosa.
Registratore. Oh mio Dio, cos'è questo odore? Ah, giusto, è vero, lei è nuova. Hanno acceso l'inceneritore a Wigwam. Che cosa? L'inceneritore a Wigwam, lo vede? Proprio laggiù. Sembra un'enorme saliera arrugginita. Soprattutto sento il tappo schifoso. Negli anni 60 ci bruciavano la segatura. Erano in funzione 24 ore al giorno. Sembrano minuscoli vulcani. E invece adesso bruciano i cadaveri. Questo è l'ultimo carico da Farewell. Vogliono chiuderla. Ci mandano in un'altra fossa comune, vicino a Darum Butte. Magari non ci sarà questa puzza. Già, speriamo. Yeah.
L'ho già visto, apri. Dick, il mio cacciatore di taglie preferito. Blair, tutto bene? Ottimo. Ok. Sì. Ehi, Dick, sta attento. Ehi, come va, Dick? Joe. Sì, d'accordo. Ah, Deacon, che bello vederti. Blair, sembri in forma oggi. Deacon St. John, come andiamo? Buzz. Ok, ok, ti faccio il pieno. Ok. Passa quando vuoi. Mi riposo solo un attimo. Si torna in azione. Abbiamo abbastanza stufato. Forse è difficile da credere, ma io facevo il poliziotto a Fairwell. Avevamo armi a volontà. Sono alla segheria. Vado a cercarla. Sta attento, Dick. E ricorda che... C'è una maledetta orda qui? Sì. Grazie. Vediamo... D'accordo, tu dog, dove ti nascondi?
permetterà di interferire con gli agenti della Nero. Non forniremo preavviso. Rispettate le aree indicate. Chi ha un veicolo resti a bordo. Chi viaggia in gruppo tenga uniti i suoi membri. Chi necessita assistenza medica può richiedere una scheda gialla alla zona di quarantena anticontaminazione. Il personale vi aiuterà appena possibile. Ripeto, questo è un presidio di quarantena. Chi richiede una scheda gialla alla zona di quarantena anticontaminazione.